10 febbraio. Per noi non si deve studiare. Il 6 giugno ci sarà sempre la fazione, una serie di permessi, una serie di iniziative per celebrare il primo anno europeo della sua presenza qui che non hanno posizione qui. Dunque, buongiorno, saluto tutti quanti, grazie per dare questa, per aver dato l'opportunità a questa scuola di promuovere questo evento. In realtà abbiamo con noi docenti e rappresentanti dell'amministrazione comunale, fanno parte di altri docenti che sono stati presenti insieme agli alunni. L'amministrazione comunale fa parte del nostro partenariato insieme ad alcuni aggiunti e punti di storia dell'antica giornata. Io ci tengo a fare il convito con la comunità di Arcadio Sanzio di Vigna, che è un insulto a partire dalla sintesi di percorso didattico che ha interessato diverse tematiche, dalla legalità rispetto dell'ambiente e che ha vissuto in molti dei progetti con il territorio, con quello che c'era applicata allora su di questo pennuccio, e quello che abbiamo su di questo pennuccio del territorio del comune di Sanzio di Vigna, anche un progetto in rete Sanzio di Vigna che ha valorizzato tutto il territorio, perché questo potrebbe parlare anche in un esempio di presente che è stata ad esempio una valorizzazione del territorio dei prodotti che quella sera del 6 giugno vedremo presente nella nostra manifestazione. Abbiamo iniziato il nostro percorso comunale didattico che deve essere una sessione che ha interessato purtroppo un argomento ancora sempre forse malgrado ricorrente che è stato quello delle femminicidi, non solo quello della legalità in senso specifico, però sempre con delle tematiche anche con il pubblico magari molto approfondite e abbiamo avuto come dire quello che in pedagogia si chiama la capacità di decimare sugli alunni, ma la vita di un po' c'è stata. Io forse devo dire che c'è un attimo di invito, quindi terminato la sala scolastica, poi si chiama la pescata molto attiva. In questo contesto, più nello specifico, questa manifestazione può essere una manifestazione, avete dato spazio a vari sponsor, a vari iniziative come la Guerra di Pesce. E gli alunni saranno contenti? Gli alunni saranno contenti, sono stati contenti, sarà visibile su due livelli, il livello live che è quello che sarà vissuto nella prima parte della serata nell'atrio della nostra palestra, dove appunto ci sarà la parte gastronomica, la corale e una galleria di esposizione di tutto il percorso didattico che ha visto interessati da progetti in continuità orizzontale, trasversale e verticale. Vedremo nella seconda parte della serata una cosa inedita, una video mapping che praticamente racchiude tutto il percorso, ma soprattutto un progetto a nostra volta, perché abbiamo messo insieme l'idea è stata quella di darsi ingegneri e educatori come protagonista sulla attenzione sempre gli alunni, avremo la possibilità di esaltare il nostro lavoro su una struttura che per noi rappresenta una grande attrazione, la struttura che ci ospita nel settore del 500, che per carità potrebbe forse non portare sui disagi, ma esalta il lavoro progettuale che noi abbiamo fatto. Ora ci è venuta questa idea, così noi abbiamo le grandi metropoli, ci viene l'idea di fare questo video mapping di fronte alla nostra
questa settimana la scuola mi aveva bisogno di restare in maniera efficiente, però prenderebbe anche tutti i tasti per iniziare a cambiare le posizioni, perché quando i genitori, come l'entra, come l'entra, bus, servizio di trasporto, anche se ci si può fare per occupare le posizioni e cercare di investire in più. La scuola e anche ai suoi cittadini del futuro, magari con il consiglio comunale PEDI, una serie di iniziative a tutto tondo verso il futuro. Saranno i fondi e saranno i fondi per altre cose, magari nelle politiche sociali. Attendiamo il 6 giugno con tutte queste manifestazioni, infatti in mappino anche percorsi di gusto, registrazioni, laboratori creativi e associazioni.